Il mio intervento appunto mira a definire un pochino l'ambito entro cui appunto ci muoviamo e partirei proprio col definire che cosa intendiamo esattamente con il termine competenza. Competenza è ovviamente di solito e generalmente riconosciuto che con il termine competenza si fa riferimento alle risorse dell'individuo, conoscenze, abilità, skills, caratteristiche individuali necessarie affinché possa attivamente partecipare alla vita sociale e politica del proprio paese. Interveniamo quindi su tutti quegli elementi della competenza digitale, o meglio della competenza di tutte le competenze, che hanno a che fare con conoscenze, possono essere generali, specifiche, di contesto, piuttosto che su abilità professionali o trasversali, quindi orizzontali, che sono quelle a cui faceva proprio riferimento il dottor Gulo. E le attitudini, ovvero quella serie di atteggiamenti, di tratti distintivi anche della personalità e atteggiamento verso il mondo del lavoro, verso la società e i contesti nel quale l'individuo si trova ad operare. Che cos'è la competenza digitale? Diciamo che la più anziana, la più vecchia definizione risale a una raccomandazione del Parlamento europeo del 2006, che recitava proprio in questo modo, cioè la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione. Ed è supportata da abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi nell'uso del computer, l'uso delle informazioni, nella comunicazione, nello scambio anche delle informazioni, nella collaborazione e così via. Questa definizione è stata ovviamente un po' superata dai tempi. Un po' anche per adeguarsi, alla cosiddetta trasformazione digitale. La PA, ma non solo la PA, anche il mondo ovviamente privato e sociale sta attraversando. E però bisogna sicuramente tenere ben presente che quando parliamo di competenza digitale, questa è riconosciuta come competenza chiave e una delle 8 competenze chiave, sempre individuate dalla famosa raccomandazione citata prima. Per l'apprendimento permanente, ovvero la condizione necessaria per imparare ad imparare. Per cui senza questo tipo di competenza è inutile parlare di tutto il resto. Quindi, ovviamente, perché è importante agire sulle competenze, non solo quelle digitali, ma in particolar modo sul digitale? Perché ovviamente lo sappiamo tutti, il digital divide rappresenta una barriera all'inclusione sociale, politica, economica e all'affermazione, all'esercizio della cosiddetta cittadinanza digitale. Il CAD, lo sappiamo tutti, prevede tutta una serie di obblighi. Da una parte dalla pubblica amministrazione, verso la pubblica amministrazione e diritti da parte del cittadino per fare in modo che i rapporti e le relazioni tra PA, cittadini e imprese siano effettivamente facilitate, semplificate attraverso il ricorso all'uso digitale, delle tecnologie digitali, in particolar modo delle piattaforme abilitanti. Sappiamo, credo tutti, quali siamo, uno vanno da SPID, cioè il sistema pubblico per l'identità digitale, a PagoPA, il sistema, la piattaforma per i pagamenti, gli scambi di pagamenti tra PA e cittadini, alla carta d'identità elettronica e così via. Ma come siamo posizionati? Dove sta andando l'Italia? Come sta andando l'Italia in tema di digitalizzazione? Purtroppo non ci sono bellissime notizie,
Anche quest'anno il DESI, che è l'indice appunto Digital Economy and Society Index della Commissione europea, ci vede posizionati nella posizione 24. Quindi noi, secondo l'indice sintetico, quindi, che fornisce il DESI, siamo ben al di sotto della media, media europea nello stato di digitalizzazione. La situazione è ancora, diciamo così, un po' più drammatica, se si vuole, perché a peggio non c'è mai fine, se si va a guardare in particolare l'indice relativo al capitale umano, cioè alle competenze digitali. Qui viene preso in considerazione, sono prese in considerazione due variabili, che sono quelle del livello di competenza avanzata e base digitale, nell'uso appunto delle tecnologie digitali. E qui siamo addirittura terzultimi. Il problema quindi è che soprattutto sul livello di competenze in Italia non esiste un metodo, una rilevazione, cioè non l'Italia è fuori da un sistema di rilevazione che sia in grado di fornire una fotografia sul livello delle competenze digitali di cittadini e imprese. Infatti nel secondo grafico vedete c'è la classifica di tutti i paesi europei e manca l'Italia, quindi semplicemente non ci siamo, non pervenuta. No, le cose non vanno bene nemmeno se guardiamo al settore dell'istruzione. Le competenze chiave in tema di lettura di matematica e scienze, quindi non stiamo parlando di competenze digitali, ma di numeracy e literacy, cioè proprio alfabetizzazione, sono tra le più basse ci posizioniamo veramente in una graduatoria quasi terzultimi nell'insieme dei paesi praticamente che partecipano all'Education and Training Monitor del 2019, quindi sono dati aggiornati. Questo che cosa vuol dire? Che l'alfabetizzazione, c'è un livello di alfabetizzazione funzionale in Italia che ostacola il digitale e addirittura, secondo l'indagine appunto OCSE, le competenze linguistiche e matematiche italiane anche negli adulti, non solo nei ragazzi, negli studenti, sono veramente tra le più basse tra tutti i paesi OCSE, quindi c'è un attimo da preoccuparsi. Quindi le competenze linguistiche, solo il 3,3% degli adulti raggiunge livelli di competenza linguistica alta, quindi con un punteggio 4-5, contro l'11,8% della media dei 24 paesi OCSE, e si pensi che il Giappone arriva al 22,6%. E solamente di contro il 27,7% della popolazione adulta possiede competenze linguistiche di livello 1, quindi un terzo della popolazione italiana possiede competenze linguistiche base. E la situazione appunto non è differente per quello che riguarda le competenze matematiche. Quindi questo che cosa ci induce a dire? Qual è la riflessione? Parliamo tanto di competenze digitali, ma se manca e siamo affetti da un così alto tasso di analfabetismo funzionale, come facciamo ad abilitare e a promuovere l'uso consapevole del digitale? In questo senso un articolo molto bello di Mauro Lombardi che trovate su agenda.eu.it dice che il vero problema che nessuno affronta è proprio questo. Cioè parliamo di tecnologie, l'ICT pervade tutti gli ambiti della nostra vita, lavorativa e non, però effettivamente se
Non ho la competenza, non so come scrivere, non so strutturare un testo, non so usare o fare riferimento ad applicare concetti matematici o scientifici. A cosa mi serve utilizzare un word processor, un foglio di calcolo, un database? Quindi, sicuramente la diffusione della cultura digitale, e la creazione di nuove traiettorie verticali, quindi articolate anche per, territori, sono sicuramente costituiscono la base da cui partire per rilanciare anche la cultura, non solo la competenza digitale. In questo senso, interventi strutturati di formazione massiva, e poi vi dirò in cosa consiste questa formazione massiva, possono certamente avere un impatto positivo sull'innalzamento dell'alfabetismo funzionale, quindi delle competenze chiave di lettura scientifica piuttosto che matematica. Quello che è importante è la consapevolezza dell'uso delle tecnologie. Se non so distinguere una fake news, no? E non so approfondire e risalire a una fonte informativa certa, è chiaro che posso non solo essere strumentalizzato, ma anche generare ulteriore, no? Disinformazione. Ovviamente tutti oggi possiedono un dispositivo, uno smartphone, tutti sono iscritti ai maggiori social, però non sono consapevole di quello che sto usando. L'impatto è negativo non solo in termini di competenza, ma anche in termini proprio di diffusione, di disinformazione. Allora, qual è il riferimento delle competenze digitali? Allo stato attuale abbiamo il DigiComp Cittadini, che è diciamo, che si rifà all'European Competence Framework e che prevede e descrive in cinque ambiti tematici le competenze che tutti i cittadini dovrebbero possedere in ambito digitale. Rispetto alla pubblica amministrazione si sta muovendo il Dipartimento della Funzione Pubblica con il syllabus, il syllabus delle competenze digitali di base della pubblica amministrazione. Sia il syllabus che il DigiComp affrontano quindi il tema delle competenze digitali di base, ovvero quelle trasversali a cui faceva riferimento prima il dottor Gullo, e quindi non quelle appunto verticali. Mentre sul lato delle competenze digitali specialistiche se ne occupa soprattutto Agid, e abbiamo le linee guida per le competenze ICT per i professionisti che lavorano nel settore dell'Information Communication Technology e dell'e-leadership, cioè della classe, diciamo così, più rivolta ai dirigenti, cioè coloro che devono saper applicare la tecnologia per attuare innovazione digitale. Quindi, quali sono i vantaggi di questa formazione? Le parole d'ordine sono social, mobile, microlearning, analytics, tecnologie indossabili. Tutto questo consente una formazione, di indirizzare una formazione a tantissime persone, a numeri veramente inimmaginabili. Quindi raggiungere un più ampio numero di persone ha un costo veramente irrisorio. E soprattutto fornire soluzioni personalizzate e adattive rispetto alle esigenze e agli stili di apprendimento di ciascuno. Quindi nei nostri interventi teniamo sempre, diciamo così, presente la complessità del problema e secondo noi la formazione che occorre in questo momento è soprattutto quella massiva e quella che punta alla diffusione della cultura digitale in primis.